Era una persona normale, era un ragazzo normale, era però, devo dire, era più bravo di me, più alto di me, più bello di me, più intelligente di me, era vivace come intelligenza, amava pallavolo, lo sport, il calcio, e, insomma, però se vi devo dire che era un ragazzo speciale, io direi una sciocchezza, era un ragazzo normale che giocava a pallavolo, insomma, voglio dire, era un ragazzo del tutto normale, allegro, aperto, era molto facile a fare amicizia, aveva una rapida capacità di entrare in contatto con la gente. Arrivai pochi minuti dopo dell'omicidio e poi da là in poi comincia un'altra vita, la catastrofe assoluta per la mia vita e di tutti quelli che conoscevano Giancarlo, che erano vicini a me, e quindi da quella sera in poi, da quel minuto di quella sera, comincia un'altra vita che del tutto diversa, imprevista, imprevedibile e molto meno allegra della precedente. Carlo Siani era un abusivo, oggi si direbbe precario. Dopo l'assassinio fu detto: ah, sarebbe stato assunto. Rimane il dato che non era stato assunto ed era sfruttato. Ed era un collega, come ama dire il fratello Paolo e i suoi amici, che svolgeva il lavoro di cronista in modo normale. Qual è la normalità? Raccontando i fatti. Una lunga, travagliata e difficile indagine che ha avuto un inizio disastroso, proseguita verso con una serie di indagini sbagliate per arrivare poi allo stallo assoluto. Eravamo tutti fermi alla semplificazione del giornalista eroe giustiziato perché faceva le inchieste contro la camorra. La realtà invece è di tutt'altro genere. Nessuno si era preso ancora la briga di andare a vedere cosa era successo sul caso Siani, perché il caso Siani è veramente complesso, complicato. Sul caso Siani un procuratore generale ha perso quasi il posto, alcune indagini sono state taroccate, in altre testimoni insospettabili hanno detto parzialmente la verità o hanno detto delle bugie. Cioè, quindi non solo c'è da dire, ma bisogna partire dal fatto che non era stato detto ancora niente. Io non so se erano dei pistaggi voluti o se erano errori, so di sicuro che ci sono messo 10 anni per ricominciare a aprire l'inchiesta fatta in una maniera più diciamo coerente, e sui lavori di un magistrato intelligente, attento, che ci ha messo dentro questa indagine non solo la sua intelligenza ma il suo cuore per arrivare alla verità. La figura di Giancarlo morto sul campo è come quella dell'inviato speciale che muore in Afghanistan, no? Non c'è differenza, questo è un mestiere dove il rischio fa parte dello stipendio che ci danno a fine mese, quindi questo dovremmo finalmente capire. Io penso che dei grandi passi avanti grazie a Giancarlo sono stati fatti. Allora, Siani è stato ammazzato perché aveva scritto del tradimento dei Nuvoletti che avevano fatto arrestare Gionta. In realtà i dubbi più grossi restano su quello che Siani avrebbe potuto scrivere, perché Siani sicuramente stava indagando su alcune vicende che riguardavano la camorra e la politica, solo che di queste vicende non ha mai scritto nulla. Ci sono alcuni testimoni che dicono che Siani aveva annunciato uno scoop, stava indagando su alcune imprese legate ai clan, ma di questo lavoro di Siani non c'è assolutamente traccia. Si muore non per una notizia pubblicata, quasi mai, si muore per una notizia che stai per pubblicare. Lui è morto per due elementi: per aver scoperto che alcune famiglie della camorra oramai erano mafiose, collegate direttamente ai corleonesi di Riina, e per aver scritto che Gionta, l'arresto di Gionta, era stato un gentile piacere dei Nuvoletti. D'Altero sostiene che la verità giudiziaria è quella completa, perché lui nella sua inchiesta la parte, diciamo, il filone politico amministrativo lo ha affrontato, è stato stralciato in un'altra inchiesta. Io devo dire solo come cronaca che poi il sindaco di allora è stato poi condannato per una serie di altre cose. E lui è morto per questo, che fra l'altro erano poche righe, non ci fu fatto manco il titolo sopra. Questo è. Era tanto però. Era tanto, era una notizia vera. Tecnicamente Siani è stato ucciso dai mafiosi, perché erano tutti affiliati a Cosa Nostra. Quindi la camorra non ha mai ucciso nessuno, perché in questa città non ha mai avuto bisogno di andare in guerra né con i giornalisti, né con i magistrati, né con i poliziotti.
e quindi da questo punto di vista è un omicidio da attribuire a Cosa Nostra, e le logiche di Cosa Nostra sono diverse da quelle della Camorra. Non dimentichiamo che alcuni giornalisti in Sicilia sono stati assassinati perché avevano scoperto qualcosa. Probabilmente qualcuno, cioè Cristiani, aveva scoperto qualcosa, o qualcuno ha pensato che Siani sapesse, quindi può essere stato un omicidio preventivo, cioè il timore che Siani potesse divulgare delle notizie può essere stato sufficiente ad ammazzarlo. Non dimentichiamo che eravamo nell'85, cioè la Camorra era un fenomeno, come dire, inesplorato, perché c'erano morti e ammazzati dappertutto, ma non c'era questa attenzione che c'era oggi. Si poteva tranquillamente ammazzare, come poi è accaduto, un giornalista senza temere nessuna reazione dello Stato, quindi era un omicidio con un basso rischio di pericolosità. Dopo l'uccisione di Giancarlo, aria brutta, ma anche perché quello fu un episodio, per quello riguarda il mio giornale, fu una cesura, uno spartiacque. Molti ragazzi che erano i più bravi come giovani cronisti cambiarono mestiere. La Camorra non ammazza i giornalisti, la Camorra ha caratteristiche diverse dalla mafia, quindi fu, come dire, un'angoscia improvvisa, un dolore grande, improvviso, e anche un'idea di inadeguatezza, tutto sommato, perché se c'era successo era perché non avevamo interpretato bene i segni che venivano da fuori. Poi dice, noi dobbiamo molto ai ragazzi, perché i ragazzi ad un certo punto, era una mattinata, erano i giorni della Pantera, della ribellione delle scuole, e ad un certo punto in testa a un corteo uscì la scritta in ricordo di Giancarlo Siani. All'improvviso l'avevano scelto loro come simbolo, e questa fu una cosa che turbò profondamente, perché loro avevano capito quello che noi non avevamo capito ancora, che Giancarlo era un simbolo per loro, semplicemente perché era un ragazzo straordinariamente normale, perché era un ragazzo semplice, che voleva fare delle cose semplici, ma voleva fare tutto e finito. E Giancarlo resta un esempio semplice, perciò i ragazzi si appassionano, perché non era un eroe, non era quello che andava in televisione a raccontare cose complicate. Giancarlo faceva il suo mestiere semplicemente ogni giorno, raccontando sulle pagine del Mattino le cose che vedeva in provincia, neanche nella città di Napoli, ma non sulle pagine del Mattino, quelle nazionali o la prima pagina, ma nelle pagine di provincia, dove andare a cercare il suo articolo era faticoso, viene da sfogliare il giornale. Ma questo è vero solo, come dire, per le apparenze. Nella sostanza non era un giornalista qualsiasi. Lui è morto perché non era un giornalista qualsiasi. Il problema, ripeto, che si era convinti che solo la grande firma, l'inviato noto, correva dei rischi. Invece non era vero. Non era vero.